Ciao a tutte ragazze, guardate, questo è il secchiello Fendi che con il laccio vedete che si allarga dentro. Io non l'ho ancora foderato, ma sicuramente andrò a cucirgli una fodera per coprire la scocca, altrimenti se qualcuno vuole può lasciarlo anche così. Questo è il manico lungo che volendo si può portare anche a spalle, altrimenti lo potete tenere al braccio. E questo è il motivo. Guardate che bello anche il dietro, si vede leggermente la cucitura, ma non tantissimo, comunque no, niente di invasivo. Questo è il motivo del secchiello che ha questi, diciamo, stondature laterali dove si attacca il manico, un modello un po' particolare, molto bello. Quando l'ho visto mi sono subito innamorata, ho detto questo dobbiamo realizzarlo. E così è stato. Spero che piaccia anche a voi. L'inserto in vera pelle, il cordino, il nostro spaghetti italiano che molti di voi già conoscono, che si lavora benissimo, divinamente. Spero che il progetto vi piaccia. Se provate a realizzarlo, mi raccomando, aspetto le vostre foto. Un bacione, ciao! Allora, quello che ci occorre per realizzare questo secchiello Fendi, o comunque se non volete fare questo motivo, comunque questo un secchiello estivo, una borsa a secchiello, è un inserto in pelle formato da manico lungo 60 cm, compreso di attacchi e ponticelli, e poi la parte superiore, diciamo, dell'inserto con la cordicella che si tira, più la scocca di sostegno. Viene già fornito così come lo state vedendo, quindi proprio l'inserto e la scocca uniti assieme. Si andrà poi qui a cucire dove ci sono i fori la scocca, qui sui lati ci sono i fori per mettere i ponticelli ed attaccare il manico, e qui vedete che c'è la cordicella di regolazione per chiudere la sacca oppure per aprirla, vedete? Con la corda già passata all'interno, che si può aprire oppure si può tirare e chiudere. Questi inserti sono in vera pelle e li produciamo noi artigianalmente su ordinazione. Quindi sul nostro sito www.merceriamari.it potete scegliere il colore del pellame che desiderate e poi noi realizziamo l'inserto per voi. La borsa la vado a realizzare con il cordino spaghetti nei colori panna e ruggine e la andiamo a lavorare tutto con un uncinetto numero 3,5. Allora, per iniziare andiamo ad avviare un anello magico con all'interno 6 maglie basse. Fatte le nostre 6 maglie, tiriamo, andiamo a chiudere il nostro anello e terminiamo andando a fare una maglia bassissima. Voilà, a questo punto nel giro successivo andiamo a lavorare 2 maglie basse per ogni maglia sottostante, in modo che al termine del giro ci ritroveremo con un totale di 12 punti. Quindi vedete, ho fatto una maglia bassa nel primo punto, rientro nello stesso e lavoro una seconda maglia bassa. Così per tutti gli altri punti. Adesso entro nel secondo punto, lavoro la prima maglia bassa, rientro, vedete, nello stesso punto e lavoro la seconda. In questo modo ho fatto 4 maglie. E vado avanti così per tutto il giro. Arrivati al termine di questo giro, non andiamo più a chiudere con la maglia bassissima perché andiamo a lavorare a spirale. Ci serve un marker che andiamo a inserire nel primo punto del nuovo giro. Quindi nel primo punto andiamo a fare una maglia bassa e andiamo a inserire il marker in questo primo punto che abbiamo fatto. E adesso alterniamo per tutto il giro un punto dove lavoriamo una maglia bassa, in questo caso l'abbiamo già fatto che è la prima. Nel secondo punto andiamo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi una, rientro nella stessa e lavoro la seconda. E questa sequenza va alternata per tutto il giro. Quindi adesso nel punto a fianco lavorerò di nuovo una maglia bassa, in quello dopo ancora invece ne lavorerò due. Quindi una, rientro nello stesso e lavoro la seconda. E così via. Quindi adesso faremo di nuovo una sola maglia bassa nel punto seguente e poi di nuovo 2 maglie basse all'interno del punto dopo ancora. Quindi continuiamo in questo modo per tutto il giro.
All'inizio del prossimo giro, invece, andiamo a lavorare due maglie basse, quindi una in un punto, rimetto il marker, una nel punto successivo e due maglie nel terzo punto, due maglie all'interno dello stesso, vedete, doppie, in questo modo. Quindi di nuovo una maglia singola nel punto seguente, un'altra maglia singola nel punto seguente, due maglie basse nel punto dopo ancora. E alterniamo questa sequenza per tutto il giro. Procediamo in questo modo. Allora, nel prossimo giro andiamo a lavorare le prime tre maglie basse normalmente, quindi una, due e tre, e nel quarto punto facciamo un aumento, quindi lavoriamo due maglie basse nello stesso punto e ripetiamo: una maglia bassa, due maglie basse e tre maglie basse nei successivi tre punti. Nel quarto punto facciamo due maglie basse nello stesso punto, una e una, due, vedete che punto nello stesso punto, e proseguiamo così alternando la sequenza, quindi tre maglie basse nei successivi tre e due maglie basse nel quarto punto. Arrivati a questo punto dobbiamo proseguire andando a fare quattro maglie basse nei successivi quattro punti. La prima, rimetto il marker, due maglie, tre maglie, quattro maglie basse nei primi quattro punti, nel quinto punto faccio due maglie basse e così via. Ripeto la sequenza per tutto il giro, quindi avete visto che andiamo semplicemente a realizzare un cerchio nel modo più classico proprio che c'è di realizzarlo, dove ogni giro aumentiamo di una le maglie basse che facciamo singole e ci spostiamo sempre di più per fare quelle doppie. Quindi se adesso abbiamo fatto quattro maglie basse, nel quinto facciamo due maglie basse, nel quinto punto facciamo due maglie basse, nel prossimo giro faremo cinque maglie basse nei primi cinque punti e nel sesto faremo due maglie basse. Il giro dopo faremo 6 maglie basse nei primi 6 punti e 2 maglie basse nel settimo punto e così via, fino ad aver ottenuto dimensione del tondo che desideriamo. Io ho calcolato essere circa un 25 cm di larghezza, quindi dobbiamo proseguire così, continuando a fare gli aumenti e questo giochino, diciamo, spostamento di maglie, fino ad aver ottenuto la grandezza desiderata. Allora, guardate, ho realizzato la mia base e ho proseguito a lavorare nel modo che vi ho fatto vedere, di ogni giro aumenta una maglia, si lavora una maglia in più singola e l'aumento si sposta sempre di uno, fino ad arrivare a fare 16 maglie basse e un aumento, ok? Quindi siamo partiti dal centro e siamo andati avanti, come vi ho spiegato. Il primo giro si raddoppia ogni maglia, poi se ne lavora una e una maglia bassa e nel punto seguente se ne lavorano due, poi si lavorano due maglie basse nel terzo punto, se ne lavorano due nello stesso punto e così via, fino ad arrivare a 16 maglie basse e un aumento nel 17° punto. Comunque, per un totale, per sapervi regolare, ho una base che misura 22 cm, ok, di diametro, ok? Quindi questa è la misura della base che io ho realizzato. Allora, per realizzare il pannello, questo è, diciamo, il nostro corpo borsa aperto. Adesso vi farò vedere appunto come si fa a realizzarlo e vi farò vedere la realizzazione di un modulo quadrato delle due F, che poi dovrete riportare per tutta la lunghezza. Allora, quello che ho qui davanti è lo schema con il motivo AF che dovremo andare a realizzare per il pannello della nostra borsa. Il pannello sarà sviluppato proprio in questo modo: 3 righe di altezza e 8 moduli che si ripetono per la lunghezza. Ogni modulo è formato da 3
maglie di inizio, che sono le, diciamo, le maglie bianche di contorno, 11 maglie che formano il motivo delle F e di nuovo 3 maglie che formano la cornice, diciamo, ok? In altezza invece abbiamo 2 maglie che corrispondono a 2 giri per la cornice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giri che compongono l'altezza delle F e di nuovo 2 giri che compongono la cornice. Ok? Quindi in altezza avremo 9, 10, 11, 12, 13 giri. Ok? Il modulo si sviluppa su 13 giri, mentre in orizzontale si sviluppa su 17 maglie. Voglio farvi vedere che qui ve l'ho disegnato apposta tutto il motivo della sequenza. Perché? Perché noi partiremo, io vi farò vedere a fare un modulo e poi voi lo dovrete ripetere per 8 volte in lunghezza e per 3 volte in altezza. No, io vi faccio vedere solo a fare questo piccolo modulo qui del quadrato per vedere come si sviluppa la F. Ok? Quindi io andrò ad avviare adesso 17 maglie, mentre voi dovrete andare ad avviare il numero complessivo di maglie, che adesso vi dico qual è, formato da 3 più 11 più 3 più 11 più 3 più 11 più 3 più 11 e così via per 8 volte. Quello che volevo farvi vedere è di fare attenzione qui che tra un modulo e l'altro c'è solo un gruppo da 3 maglie, ok? Per fare la cornice. Quindi voi inizierete a fare 3 maglie, faremo la cornice e faremo le altre 3 maglie che chiudono il modulo delle 17 maglie. Però quando andate a lavorare quello a fianco, dopo le 3 qui in mezzo, dovete subito lavorare l'altro modulo F, ok? Non c'è la doppia cornice di 3 più 3, ma è 3, 11, 3, 11, 3, 11, ok? E si divide in questo modo con una sola barretta qui in mezzo. Se guardate lo schema lo capite proprio bene, ok? Quindi questo è come si svilupperà la lavorazione. Quindi tutta l'intera lavorazione si lavorerà con i due colori, quindi il panna e il ruggine, proprio perché dobbiamo andare a lavorare di panna tutti i quadratini che vedete bianchi e di ruggine tutte le X che vedete rosse, ok? Il totale di maglie che dovrete avviare per avere esattamente questo schema composto da cornice iniziale, 8 moduli e cornice finale, perché il modulo inizia e finisce con la cornice, dovete avviare 115 catenelle. Ok? Io adesso vi farò vedere a realizzare questo modulo formato da 17 maglie, ma voi una volta che siete arrivati qui, che abbiamo visto il primo giro come si fa, che ne avete lavorate tutte 17, dovete ripartire a lavorarlo da qui. Ok? Dalla prima maglia qui del motivo delle F, proprio come vedete qui. Ok? Quindi insieme noi vedremo a lavorare da qui, dall'inizio fino a qui, e poi voi dovete ripetere la sequenza. È la stessa cosa poi in altezza. Quindi partiamo subito, io avvio con il color panna 17 catenelle, mentre voi dovete avviarne, abbiamo detto, 115. Diciassette catenelle. Adesso facciamo subito una catenella in più che ci consente di girare. Ok? E come vediamo qui nel modulo, vedete che ogni quadratino corrisponde a un giro e a una maglia, quindi abbiamo 2 giri di panna, 2 giri di maglia bassa interi da fare con il color panna. Quindi andiamo a inserirci subito lo stesso con l'altro colore per avere sempre la stessa consistenza, perché altrimenti poi cambia. Quindi io vi consiglio lo stesso di andare a inserirvi nel primo punto e di inglobare lo stesso il colore in questo modo, l'altro colore, il color ruggine, in modo che ce lo trasciniamo dietro già da subito e che è lì pronto per quando ci servirà. Quindi in questo modo vado a lavorare una maglia bassa per punto, quindi alla fine del giro dovrò avere 17 punti e sono andata a inglobare il filo ruggine e me lo porto dietro nella lavorazione. Quindi vedete che quando punto prendo il filo e lo lavoro coprendolo con il panna, però io ce l'ho sempre qui all'interno e sempre che me lo trascino dietro. Quindi procediamo in questo modo e lavoriamo tutto questo primo giro a maglia bassa.
Quindi io ho terminato di lavorare le mie 17 maglie, voi invece ne avrete lavorate 115. Arrivati a questo punto, voltiamo il lavoro e facciamo una catenella. Ok? Adesso il filo lo sposto così, sempre che me lo porto dietro, vado a inserirmi nel punto e vado a lavorare di nuovo tutto un giro di maglia bassa. Ok, sempre inglobando il filo. La lavorazione poi avrà un dritto e un rovescio. Questo qui è il rovescio, questo dall'altra parte che vedete pulito è il dritto. Ok, allora siamo arrivati qui all'inizio del terzo giro e vedete che dobbiamo andare a lavorare 3 punti panna, 2 punti ruggine, 2 punti panna, tutta un'altra sequenza formata da 7 punti ruggine e gli ultimi 3 punti di nuovo panna. Quindi adesso voi che avrete lavorato 2 giri interamente panna da 115 maglie, adesso facciamo una catenella e vediamo come si inizia la sequenza. Allora, una catenella, voltiamo il lavoro, ci portiamo sempre dietro il nostro filo e andiamo a lavorare i primi 3 punti. I nostri 3 punti color panna. Allora, 1, 2 e facciamo la terza maglia bassa, ma attenzione perché adesso dobbiamo andare a cambiare colore. Vedete che io ho iniziato la terza maglia bassa, ho i 2 gettati sull'uncinetto e adesso dovrei chiuderla e andiamo a chiuderla, ma con l'altro colore. Ok, questo passaggio è fondamentale. Quindi chiudiamo con il ruggine in modo che la solina qui sopra in cima sia già ruggine. Adesso dobbiamo andare a lavorare 2 punti, abbiamo detto, di quest'altro colore. Quindi andiamo a lavorare una maglia bassa e trascino dietro il color panna e poi andiamo a fare la seconda, che però non chiuderemo con il ruggine, ma chiuderemo con il panna perché dobbiamo di nuovo andare a cambiare colore. Quindi questo procedimento è fondamentale per la riuscita del motivo, quindi cercate di memorizzarlo bene. Adesso dobbiamo andare a lavorare gli altri 2 punti panna, quindi il primo punto lo lavoro normale, il secondo punto di nuovo vado a chiuderlo con l'altro colore, per permettermi di fare il cambio. Ok, adesso dobbiamo lavorare 7 punti color ruggine, quindi andremo a lavorare 6 punti normalmente con questo colore, trascinandoci dietro il panna, sempre inglobandolo nella lavorazione come abbiamo già visto. Quindi 3, 4, 5, 6. E attenzione al settimo punto perché dobbiamo di nuovo andare a cambiare colore. Quindi iniziamo la maglia bassa con il color ruggine, ma la terminiamo con il color panna, in modo che l'atola qua sopra sia panna. Gli ultimi 3 punti che mi restano andiamo a lavorarli tutti e 3 color panna. 1, 2. Voi nell'ultimo dovrete fare di nuovo il cambio colore, quindi io adesso lo faccio panna perché è il mio finale del giro, però per voi invece va chiuso con il color ruggine perché dovrete di nuovo iniziare la sequenza come abbiamo visto facendo 2 punti ruggine, poi 2 panna, poi 7 ruggine, poi di nuovo 3 panna e così via, fino a terminare con le ultime 3 panna negli ultimi 3 punti. Ok? Quindi questo è come si svolge il terzo giro. A questo punto voltiamo il lavoro, di nuovo facciamo una catenella per iniziare il nuovo giro dove abbiamo detto che le prime 3 maglie sono sempre tutte e 3 panna, quindi andiamo a lavorarle. Una, due e 3, la terza però attenzione va chiusa con di nuovo con il color ruggine.
Ok, quindi adesso riprendiamo in mano un attimo il nostro schema. Siamo qui, abbiamo iniziato il quarto giro, abbiamo lavorato i primi 3 punti, panna, e adesso dobbiamo andare a lavorare di nuovo 7 punti ruggine, poi 2 panna, poi 2 ruggine, poi 3 panna. Quindi andiamo a lavorare i nostri punti ruggine, che sono uguali a quelli che abbiamo sotto, quindi in corrispondenza dei 7 punti già lavorati andiamo a lavorarne altri color ruggine. Nell'ultimo, mi raccomando, sempre attenzione perché la maglia bassa va chiusa con l'altro colore, perché i successivi 2 punti andranno realizzati col color panna. Quindi ecco che vado a lavorare il primo punto panna e il secondo punto di nuovo lo inizio col panna, ma lo chiudo con il ruggine, perché i punti successivi ancora andranno lavorati di ruggine. Quindi di nuovo anche qui stessa cosa, il primo punto lo lavoro tutto ruggine a maglia bassa, il successivo lo inizio con il ruggine, ma lo chiudo con il bianco, con il panna. E vado a lavorare i miei ultimi punti del giro, tutti e 3 panna. Voi nell'ultimo cambierete il colore perché dovrete riniziare la sequenza, quindi dovrete di nuovo fare 7 maglie ruggine, 2 panna e 2 ruggine per tutta la lunghezza, ok? Quindi vedete che piano piano sta incominciando a venire fuori il nostro disegno. Nuovamente, guardate qua che non ho trascinato dietro il colore. Nuovamente voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e andiamo a lavorare le prime 3 maglie color panna. Attenzione nella terza perché dobbiamo andarla a chiudere con l'altro colore, come abbiamo già visto prima, ok? Allora adesso riprendiamo il nostro schema un attimino in mano. Siamo qui, quindi dovremo andare a fare 2 maglie ruggine, poi dobbiamo farne 3, 6, 7 panna e di nuovo 2 ruggine per concludere con le altre 3 panna. Ok? Quindi adesso andiamo a lavorare la nostra maglia. La nostra prima maglia ruggine, la seconda maglia la iniziamo col ruggine e la terminiamo col panna, dopodiché passiamo a lavorare 7 punti con il panna. Attenzione al settimo punto perché di nuovo lo iniziamo col panna ma lo chiudiamo con il ruggine perché i successivi 2 punti vanno ruggine. Quindi una maglia bassa normale color ruggine, la seconda la iniziamo così e la chiudiamo col panna. Dopodiché terminiamo con gli ultimi 3 punti e voi andate avanti a ripetere la sequenza. Allora, nuovo giro, ho già fatto le prime 3 maglie panna e nell'ultimo ho già cambiato il colore e adesso vediamo che siamo qui, quindi dobbiamo realizzare dopo le 3 panna 1, 2, 3, 4, 5 maglie ruggine, 4 maglie panna, 2 maglie ruggine e 3 maglie panna. Ok? Quindi ho già cambiato colore, andiamo a lavorare le nostre 5 maglie color ruggine. Nella quinta attenzione perché dobbiamo cambiare colore e usare il panna. Dopodiché abbiamo detto che seguono 4 maglie panna. Quindi la quarta la andiamo a chiudere con l'altro colore in questo modo.
a seguire 2 maglie ruggine, la prima e la seconda, che andiamo subito invece a chiuderla con l'altro colore, così, e terminiamo il giro lavorando le ultime 3 maglie color panna. Prossimo giro, siamo qui, quindi 3 maglie basse, panna, 2 ruggine, 7 panna, di nuovo 2 ruggine e 3 panna. Ok? Quindi io ho già fatto le prime 3, ho già fatto il cambio colore, andiamo a lavorare le successive 2 color ruggine, quindi la prima e la seconda che andiamo subito a chiudere con il panna. A seguire andiamo a fare, abbiamo detto, 7 maglie color panna. Attenzione perché la settima va chiusa con l'altro colore, perché le altre 2 maglie successive sono color ruggine, quindi una e una 2, la seconda la chiudiamo col panna e terminiamo facendo le ultime 3 maglie a panna. Vedete che il nostro disegno sta decisamente incominciando a prendere forma. Allora, adesso siamo arrivati da questo lato, dobbiamo fare 2 maglie ruggine, 4 panna, 5 ruggine e 3 panna e le 3 iniziali che non le ho dette. Allora, le 3 iniziali quindi sono sempre le nostre maglie di cornice che vanno sempre fatte panna, io le ho già fatte. Nella terza cambiamo il colore perché adesso dobbiamo andare a fare 2 maglie color ruggine, quindi una. La seconda che chiudiamo con il panna, le successive abbiamo detto 4 maglie le faremo color panna, quindi una, due, tre. Attenzione nella quarta perché dobbiamo andare a cambiare il colore. A seguire ci sono 5 maglie, quindi color ruggine. Nella quinta cambiamo di nuovo il colore e andiamo a fare le altre 3 panna. E voilà! Allora, adesso siamo arrivati qui, quindi 3 maglie panna, 2 ruggine, 7 panna, 2 ruggine e 3 panna per completare il giro. Quindi ho fatto le prime 3 panna, ho già cambiato il colore, adesso andiamo a fare le nostre solite 2 maglie ruggine, quindi la prima interamente color ruggine, la seconda invece la andiamo a chiudere con il panna e andiamo dopodiché a fare 7 maglie panna. Attenzione perché la settima maglia va chiusa con il color ruggine, le successive 2 maglie sono color ruggine, quindi la prima e la seconda che andiamo a chiudere con il panna e terminiamo il giro con le ultime 3 maglie color panna. Vedete che il cambio di colore comunque è anche molto semplice, bisogna solo prestare un attimo di attenzione e di contare sempre i punti che si stanno facendo, ecco, però per il resto è anche proprio molto semplice. Ok, abbiamo quasi terminato, guardate che le nostre F stanno decisamente prendendo forma. Allora, siamo al penultimo giro delle F, allora 3 panna, 2 ruggine, 2 panna, 3, 6, 7 maglie ruggine e le ultime 3 color panna. Quindi procediamo subito, ho realizzato già qui le prime 3 color panna e ho già cambiato il colore, andiamo a lavorare le altre 2 color ruggine, la seconda andiamo a cambiargli colore. Poi abbiamo detto che a seguire ci sono 2 maglie color panna, quindi una e una 2, la seconda cambiamo già di nuovo il colore e adesso andiamo a lavorarne 7 color ruggine.
la settima maglia, mi raccomando, la chiudiamo con l'altro colore, e poi gli ultimi tre punti di nuovo li chiudiamo con il color panna. Quindi direi che siamo all'ultimo giro del F. E terminiamo facendo 3 maglie panna, 7 maglie ruggine, 7 maglie ruggine, 2 panna e 2 ruggine e 3 panna. Quindi abbiamo detto che adesso andiamo a fare 7 maglie ruggine. Attenzione alla settima a chiuderla col panna, le successive due maglie le faremo panna, quindi una e anche la prossima, che però chiudiamo con l'altro colore. A seguire di nuovo due maglie color ruggine. La seconda maglia la chiudiamo col panna e terminiamo il giro facendo le ultime tre maglie color panna. E voilà, abbiamo terminato il motivo delle F. Adesso i prossimi due giri sono i giri di cornice, che dovremo andare a lavorare esattamente come all'inizio, solamente col color panna. Continuiamo a far correre all'interno il ruggine, il color ruggine, ma lavoreremo solo maglie basse color panna per due giri. Quindi vedete che abbiamo realizzato l'intero modulo fino a qua. Adesso dovremo andare a fare i due giri di panna che corrispondono a questi due quadretti, quindi un giro e due giri, dopodiché riprendiamo a lavorare il modulo esattamente da qui, da dove inizia l'intervallo dei colori, ok? Quindi dal terzo giro in poi, e ripetiamo il modulo. Quindi adesso due giri, praticamente ricominciamo da capo. Ok, il modulo termina qui, perché adesso dovremo andare a fare due giri di maglia bassa e poi solo interamente panna, e poi ripetiamo tutti gli altri giri che abbiamo lavorato, ok, per tre volte in altezza e ovviamente in lunghezza, come vi ho già spiegato, per tutte le vostre 115 maglie. Quindi questo è come si sviluppa il modulo, ok? Dovete proseguire esattamente in questo modo. Allora, una volta che avete realizzato quindi tutto il pannello come me, dovete piegarlo in modo che il dritto del lavoro, che nel mio caso è questo, perché il rovescio è questo, il dritto del lavoro, fate bene attenzione, deve stare all'interno. Quindi da fuori io devo vedere il rovescio, ok? E andiamo a mettere le due parti qui in questo modo, vicine vicine, così, ok? Però mi raccomando, da fuori dovete avere il rovescio del lavoro. Prendiamo una agugliata di filo, io qui l'ho lasciata attaccata, altrimenti ne infilate un'altra. Vado a cucire col color panna e vediamo come andare a fare il punto di cucitura e di unione delle due parti. Quindi prendiamo la nostra agugliata di filo, dopodiché andiamo a inserirci prima in una parte e poi nell'altra, dall'altro lato, e tiriamo. Poi torniamo indietro, quindi puntiamo prima da una parte e poi dall'altra, e tiriamo. Vedete che cuciamo, andiamo a cucire in questo modo, quindi tenendo le due parti assieme e passando avanti e indietro attraverso le due parti, ok? Andiamo a fare tutta la cucitura.
Procediamo in questo modo fino ad arrivare al fondo. Una volta che avete terminato la cucitura, adesso dobbiamo andarlo a risvoltare, perché questo dove stiamo lavorando ovviamente è il rovescio, e noi dobbiamo andarlo a girare per tirare di nuovo fuori la parte diritta. Voilà, e vedete che la cucitura rimane così, quindi anche diciamo discretamente bene da stare diciamo a vista nel centro dietro della borsa. Questo rimarrà nella metà dietro della borsa, ok? Quindi questa è la nostra cucitura, questo è il nostro pannellino, l'abbiamo chiuso e adesso dobbiamo andarlo ad unire alla base, quindi vediamo subito come andarlo a cucire alla base che abbiamo realizzato. Allora, per andare ad attaccare diciamo il corpo borsa alla base, sono andata a puntare la base qui con tutti i marcapunti. Vedete che ho diciamo imbastito le due parti insieme, andandole a tenere insieme da tutti questi marcapunti. Adesso man mano che cuciremo i marcapunti li andremo a staccare, però questo era per posizionare diciamo le due parti così come andranno, ok? Allora io parto a cucire qui da dove c'è la cucitura, quindi dal dietro della borsa. Tolgo il primo marcapunto, prendo una agugliata di filo sempre con il mio ago tirafettuccio, ho fatto un nodo al fondo, vado a fermare il nodo all'interno del lavoro e voilà. Prendo quindi le due parti, vedete qui che abbiamo il fondo e il corpo borsa, li ho messi così proprio vicini vicini, e con l'ago entro da una parte e dall'altra e vado a fare una cucitura tipo quella che abbiamo fatto prima, ma punto per punto e andando a unire proprio le due parti. Questa volta cuciamo a vista, diciamo, non abbiamo il lavoro girato al rovescio, ma la cucitura qui si vedrà, resta molto meno invasiva di quella di prima, quindi si maschera e possiamo permetterci di cucire in questo modo, no? Si potrebbe anche attaccare all'uncinetto volendo, facendo un giro di maglia bassissima, ma gli rimarrebbe la costina in rilievo. Io preferisco andarlo a cucire così perché si veda meno diciamo il punto di giuntura delle due parti. Vedete che passo così sempre davanti e dietro, stavolta però prendendo punto proprio punto punto per punto. Prendiamo il marker successivo e procediamo con la cucitura. Allora, guardate, una volta che abbiamo assemblato diciamo tutta la borsa, che abbiamo il nostro secchiellino, dobbiamo andare a inserirci all'interno la nostra scocca con l'inserto in pelle. Allora, facciamo solo attenzione che la cucitura che abbiamo fatto qui, questa, resti esattamente in centro dietro, nella metà del centro, nella metà dietro della nostra borsa, quindi del nostro inserto. Quindi andiamo a posizionare l'inserto facendo sì che la cucitura resti esattamente in centro dietro. In questo modo. Dopodiché prendiamo le due alette che sono staccate e le dobbiamo tirare fuori. Poi qui io ce l'ho troppo tirato, dobbiamo allargarlo tutto perché aderisca perfettamente alla parte lavorata all'uncinetto. Vedete, in questo modo adesso poi lo andremo a cucire, lui gli andrà perfettamente incontro. E questo sarà poi il risultato. Ok, quindi io direi che adesso andiamo a prendere un ago tirafettuccia e andremo a fare il punto di cucitura con il color panna, perché passeremo proprio qui nell'ultimo giro di maglia bassa, quindi andremo a fare la cucitura col panna. Prendiamo un ago tirafettuccia con una bella agugliata un po' lunga, vi faccio vedere come andare a fare ad unire le due parti. Allora, partiamo magari a fare la cucitura sempre qui dal centro dietro.
andiamo a inserirci con l'uncinetto e abbiamo fatto, allora scusatemi, abbiamo preso l'ago, abbiamo fatto una bella gugliata e al fondo abbiamo fatto un nodino. Andiamo a inserirci qui nel centro dietro con l'ago nel secondo giro, come vi dicevo prima, della maglia bassa, quindi proprio così facciamo scorrere e fissiamo il nodino qui nella parte lavorata della borsa. Dopodiché andiamo a inserirci con l'ago nel foro, vedete, nel primo foro che incontriamo qui del nostro inserto e facciamo il punto di cucitura. Dopodiché entriamo dall'interno della borsa nel foro successivo, questo, e sbuchiamo qui fuori nel corpo borsa. Stessa cosa, adesso entriamo qui nel punto e nel foro a fianco. Adesso rientriamo nel foro successivo, risbuchiamo qui nel corpo borsa. Quindi procediamo in questo modo a fissare tutta la borsa lungo tutto il perimetro. Anche qui sotto alzeremo l'aletta e andremo ad unirci ai fori che ci sono qui, ok? Quindi sempre in questo modo andremo a fare tutti i punti di cucitura. Vedete che qui le due parti combaciano, quelle dove ho finito di attaccare adesso, vedete che la parte dell'uncinetto combacia esattamente con l'inserto in pelle, quindi la scocca di feltro viene completamente nascosta e questo è il risultato. Quindi completiamo il giro di cucitura. Allora, guardate, ho terminato la cucitura, questo è il risultato. Vi faccio vedere che ho fatto anche la cucitura di ritorno, ovvero sono andata a riempire tutti i fori, ok? Non ho fatto solo un punto, diciamo un punto, un vuoto, un punto. Quando ho finito il primo giro sono tornata indietro e ho riempito anche i punti mancanti, un po' come si fa ad attaccare le patelle e altre parti cucite delle borse, ok? Questo per dare maggior sostegno, dato che poi questa cucitura è quello che terrà assieme tutta la nostra borsa, quindi è importante che sia bella sostenuta. Vi consiglio proprio di fare questo doppio passaggio. Adesso vediamo come inserire il manico. Allora, il manico vi viene già dato con in dotazione l'anello moschettone e il ponticello che va inserito qui nei fori della pelle attraverso il corpo borsa e deve uscire tramite i fori che sono stati predisposti nella scocca. Una volta che avete fatto fuoriuscire le linguette, dovete andare a schiacciare con le dita per chiuderla. Io le chiudo verso l'interno in questo modo. Adesso facciamo lo stesso con l'altra linguetta e poi dall'altra parte. Allora, guardate, ho terminato di cucire la scocca, sono andata a inserire il manico come vi ho fatto vedere e questo è il risultato finale del mio secchiello. È veramente stupendo, io lo adoro, mi piace veramente tantissimo, spero che piaccia anche a voi. Se provate a realizzarlo, mi raccomando, sul gruppo di Facebook Maria l'amica uncinettine aspetto le foto delle vostre creazioni, non vedo l'ora di vederle e io non vedo l'ora di mettere in uso questa borsa, la userò io sicuramente, mi piace tantissimo veramente, forse il primo secchiello che vado a usare, non ho mai, ne ho realizzati altri ma non li ho mai indossati, questo è troppo bello e sicuramente